Segretario nazionale Flavio Tosi, è partita da ieri la campagna elettorale della Lega sulle europee, quindi un forte no all'euro. Ma è chiaro che in un'Europa che è nata male perché non è un'Europa politica, dove in realtà il Parlamento europeo si è deciso che conti molto poco, che comanda è da una parte la Commissione europea, che è di nomina praticamente tecnica, nel senso che poi esprime i poteri forti. Ed è l'Europa dei poteri forti, perché il vero potere europeo è quello della banca centrale e quindi quello delle grandi banche, e Banca Italia è, diciamo, il loro braccio armato in Italia. Il governo Renzi va in continuità, anzi forse va peggio che non il governo Letta, perché nominare come ministro dell'economia, che in Italia il cittadino pensa che c'è il ministro dell'economia, gli interni, l'agricoltura, non sanno i cittadini che il ministro vero è il ministro dell'economia, tant'è che è su quello che ha battagliato Renzi anche con Napolitano, l'ha spuntata il sistema di potere tradizionale. E quindi non c'è un ministro politico, ma c'è un ministro delle banche, è un uomo delle banche, è un uomo delle banche europee, e quindi quello che continuerà è un'azione di sudditanza da parte del governo italiano nei confronti dell'Europa. Andremo là a prendere ordini, andremo là a farci fregare, ci hanno fregato col fiscal compact, ci hanno fregato con il cambio sull'euro, ci fregano con il salvataggio della Grecia, perché alla fine da quell'operazione la Germania ci guadagnerà, nonostante che la Germania fosse il principale creditore della Grecia, e quindi doveva arrangiarsi lei eventualmente, poi alla fine la paghiamo noi. Quindi ecco, essere eurocritici nei confronti di un sistema che noi subiamo, perché se noi fossimo un paese aiutato dell'Europa, allora potremmo dire grazie Europa che ci dà una mano, ma siccome noi siamo un paese che l'Europa regala ogni anno dagli 8 ai 9 miliardi di aiuti che vanno alla Polonia, ai paesi dell'est che stanno molto meglio di noi, che hanno l'economia che cresce, e noi li aiutiamo a fregarci le aziende. Io dicevo, siccome noi siamo fra quelli che tengono sull'Europa, noi siamo il terzo contribuente d'Europa, prima la Germania, seconda la Francia, terza l'Italia, allora dovremmo avere la dignità di difendere l'Italia, i nostri territori e le nostre aziende in quel contesto. E quindi è giusto fare una battaglia, visto che ci sono le europee, per far capire questo alla gente, ma la gente comunque comincia ad avere una netta percezione di quanto l'Europa ci abbia fregato. Senti, tornando in Italia, il nuovo governo Renzi si sta insediando in queste ore, un giudizio, lei l'ha appena un po' detto, non del tutto positivo. Un giovane come lei, insomma, però... Ma diciamo che Renzi ha usato intanto i modi della vecchia politica nel far fuori Letta, perché prima ha fatto le primarie per diventare segretario del PD, dicendo che lui non avrebbe mai intaccato la posizione di Letta, che l'avrebbe aiutato e sostenuto a governare bene. Non appena diventato segretario l'ha pugnagliato alla schiena nella maniera più brutale. È immaginabile che adesso gli renderanno la pariglia, perché gli uomini di Letta e di Bersani, è immaginabile che faranno a Renzi quello che Renzi ha fatto a Letta. E per quanto riguarda la scelta dei ministri, a parte alcuni buoni ministri che c'erano anche prima, tipo Lupi, Alfano, che comunque sono delle figure che hanno una capacità dimostrata, ma le grandi scelte, come si diceva prima, sono scelte di assoluta continuità con Letta, quindi non ha cambiato nulla, e scelte appunto di sudditanza rispetto alle banche e ai poteri forti. Quindi Renzi ha deciso di rappresentare quelli, cioè lui che doveva rottamare, cambiare, alla fine sta difendendo, e lo si vede, se uno legge Repubblica e il Corriere capisce quali poteri rappresenta Matteo Renzi. Senta, lei si sta già preparando in un certo senso alle future elezioni, che non mancherà molto probabilmente a queste elezioni nazionali, con una sua fondazione, insomma, come vede il futuro? Io vedo un futuro dove il centrodestra va a cercare di contrastare quel tipo di centrosinistra, perché oggi il centrosinistra e Matteo Renzi è un'assoluta continuità con i poteri forti bancari, con la Banca Centrale Europea, con i grandi organi di informazione, alcuni grandi organi di informazione che sono piegati rispetto a questo disegno. Se il centrodestra vuole fare un'operazione di libertà, di liberismo economico, di minor presenza dello Stato, quindi di confronto, di lotta ai poteri forti, perché devi andare a scontrarti lì, e di lotta contro la conservazione, perché oggi Matteo Renzi rappresenta la conservazione, perché comunque in Italia il cambiamento passa dal popolo che vuole cambiare e dai grandi poteri centrali di Roma che non vogliono cambiare, che rappresentano la vecchia burocrazia, i grandi poteri che sono sempre stati, e Renzi è lì. Quindi il centrodestra deve organizzarsi, se vuole cambiare deve fare le primarie, deve scegliersi un leader attraverso il voto popolare da contrapporre a Renzi. Renzi rappresenterà la conservazione dei poteri forti, il centrodestra dovrà rappresentare la modernità e il cambiamento. Ultima domanda, la sua regione, il Veneto, appunto,
si sta mobilitando anche in questi, nei prossime settimane, per la raccolta firme per un referendum particolare, un referendum che prevede appunto la possibilità di ottenere un referendum consultivo sull'indipendenza. Lei che cosa ne pensa? Bah, noi anche come Consiglio Comunale a Verona abbiamo votato questo documento a sostegno di questo referendum. C'è anche magari chi nella mia maggioranza può essere non favorevole, ma l'ha votato come fatto di democrazia. Cioè, chiedere che il popolo veneto si possa esprimere su una proposta è un fatto di democrazia. Chi si oppone, vuol dire appunto, è la solita questione, ha paura del cambiamento. Dopodiché io non so quale sarà il risultato del referendum, ma solo il fatto che la Regione riesca ad avere la forza, il coraggio di votare, di fare un referendum, di indire un referendum, è un segnale fortissimo a Roma. Roma è un sistema di potere che non ti regala niente e devi andarla a prenderti le cose o a fargli paura. Un referendum del genere in Veneto spaventerebbe lo Stato centrale.